Tra 2017 e 2018 nella nostra provincia, in controtendenza con i dati nazionali, si è registrato un calo del numero di denunce per infortuni sul lavoro. Il periodo gennaio-ottobre dell'anno che si è appena chiuso ha visto un decremento in generale delle segnalazioni, passate dalle 9.258 del 2017 a 9.148. C'è da ricordare anche però che il 2017 era stato un vero e proprio annus horribilis tra città e provincia, relativamente in particolare al numero delle morti bianche. Già diverso l'andamento in regione, dove invece c'è stato un aumento di 250 denunce tra 2017 e 2018, con oltre 71.000 lavoratori coinvolti. Positivo invece in Emilia-Romagna, anche in questo caso diversamente dal quadro nazionale, il dato delle denunce di malattie professionali, 5.367 sempre tra gennaio e ottobre 2018, contro le 5.411 dello stesso periodo di 2 anni fa. Numeri forniti dalla CISL di Reggio, della CISL dell'Emilia-Romagna, che aggiungono però che l'andamento contenuto nella legge di bilancio, in base al quale è previsto un taglio di 410 milioni delle tariffe dei premi INAIL pagati dalle aziende, è iniquo e sconsiderato. Bisognerebbe invece incentivare le imprese che investono in salute e sicurezza, dice Domenico Chiatto, responsabile per la segreteria CISL Emilia Centrale. Tra l'altro non è per nulla escluso che il decremento delle denunce sia legato alla paura dei lavoratori di perdere il posto e all'atteggiamento restrittivo, aggiunge Ciro Donnarumma, segretario regionale CISL, delle sedi INAIL dell'Emilia-Romagna, con oltre l'80% delle richieste di indennizzo per malattia professionale respinte in prima istanza.